Have a nice week. Lucetti. Quanto è facile restare impantanati, letteralmente, in una miriade di cose che non sono importanti mentre cerchiamo di affrontare problemi dell'ultimo minuto o continuiamo a preoccuparci per qualcosa di nuovo. Ricordo qualche anno fa, un giorno in particolare, in cui ero talmente sopraffatta dalle cose da fare di cui dovevo preoccuparmi che entrai nell'ufficio del mio capo decisa a lasciar perdere tutto, decisa ad andarmene. E Mike mi raccontò in quell'occasione una storia, una parabola che non ho mai dimenticato. La parabola del fabbro di spade. Tanto, tanto, tanto tempo fa, in una terra lontanissima, viveva un fabbro di spade conosciuto in tutto il mondo per la sua abilità di forgiare delle spade bellissime. La notizia era arrivata anche al re, che aveva deciso di incontrare questo fabbro e chiedergli quale fosse il suo segreto per essere diventato così bravo da essere conosciuto in tutto il mondo. E così i cavalieri del re partirono alla ricerca di questo fabbro, lo cercarono in lungo e in largo e lo trovarono in un piccolo villaggio vicino alle montagne. Arrivato a corte, il re rimase particolarmente stupito della umiltà e della sensibilità del fabbro e lo trattò con estremo riguardo, chiedendogli però subito la tanto desiderata domanda: qual è il tuo segreto per forgiare delle spade così belle? E il fabbro rispose: non c'è alcun segreto. Il re era abbastanza confuso, così come tutti i presenti, ma tutti lasciarono continuare il fabbro. E il fabbro continuò a raccontare dicendo: da quando sono nato ho guardato e osservato prima mio nonno, poi mio padre fare questo lavoro e mi sono innamorato di questo lavoro che mi consentiva di lavorare il ferro così tanto che non è più stato soltanto una passione mentale, qualcosa che mi coinvolgeva a livello intellettivo, ma è diventato qualcosa che mi coinvolgeva dal cuore. E così, fin da bambino, presi la decisione che un giorno sarei divenuto il più bravo forgiatore di spade del mondo. E oltre a praticare costantemente, mi sono assicurato che tutti i libri che leggevo, le discussioni di cui facevo parte, fossero sempre legate a quell'argomento, che era tutto quello che mi interessava approfondire. Se un libro non conteneva la parola spada o la parola lavorazione del ferro o se una discussione non riguardava questo argomento, semplicemente non ci investivo il mio tempo. Non ci investivo il mio tempo. Questa parabola quel giorno mi ha fatto veramente riflettere e me la ricordo tuttora, perché ogni volta che mi sento sopraffatta cerco di togliere tutto quello che non rientra nelle cose per me davvero importanti, come importante ed essenziale era per quel fabbro la lavorazione del ferro e il forgiare le spade. Viviamo in un mondo e in un periodo storico dove siamo costantemente attratti da più direzioni. È come se ci chiamasse ogni volta qualcosa di nuovo, qualcosa di diverso. E l'unico modo per riuscire a vivere in modo tale da arrivare a fine giornata pensando con soddisfazione ho fatto e ho dato il massimo, è concentrarsi su poche cose che sono davvero importanti. E qui ti lancio una sfida. Quali sono le 5 cose nella tua vita a cui vuoi dedicare tutto il tuo tempo? Potrebbe essere che la prima è la famiglia, seguita dal tuo lavoro. C'è la tua crescita personale al terzo posto, forse la crescita personale è al primo, non importa la gerarchia. L'importante è che siano 5 cose essenziali a cui vuoi dedicare il tuo preziosissimo tempo. Potremmo chiamarle le 5 spade. Restando in tema, quindi una volta che hai ben chiare quali sono queste 5 spade, sai anche a quali dire di no, a chi dire di no. 5 singole cose, 5 aree della tua vita su cui vuoi concentrare la tua massima attenzione. Quali sono? Condividile nei commenti qui sotto. Ricorda che il tuo commento potrebbe non soltanto aiutarti a fare chiarezza, ma aiutare qualcun altro a trovare la giusta ispirazione se si trova nel dubbio. Che ne dici di entrare a far parte dell'1% delle persone che fa solo le poche cose davvero importanti? Che ne dici di cominciare a dire no a tutte quelle cose che sono oggetti scintillanti, che ci attraggono così tanto, ma che non ci rendono né più soddisfatti, né più felici, nemmeno più liberi? Condividi il tuo pensiero nei commenti qui sotto, perché come sempre non c'è modo migliore di crescere che farlo insieme. Non sei ancora parte della Svolta School? Che cosa aspetti?
Visita la svoltaschool.com e unisciti alla prima scuola in Italia per la tua crescita personale. Ti è piaciuto questo video? Allora non dimenticare di iscriverti al canale e di condividerlo con tutti i tuoi amici. E se sei alla ricerca di ulteriori risorse per migliorare la tua vita, non aspettare un secondo di più e vieni a trovarmi su ceciliasardeo.it per accedere ad ulteriori strumenti pratici che condivido solo via mail. Fino al prossimo episodio, un grandissimo abbraccio di luce. Muah.